Sottosegretario De Micheli, come vi ho detto prima e come ho dimostrato mediante documenti, non ha detto la verità. La realtà è che la normativa nazionale non consente la proroga e che quand'anche la consentisse noi non avremmo le disponibilità finanziarie per poter pagare gli stipendi ai precari o a qualsiasi altro. Quindi sotto entrambi i profili le dichiarazioni del sottosegretario De Micheli non corrispondono alla verità, sulla base degli stessi documenti che a noi sono pervenuti dal Ministero del sottosegretario De Micheli, dal MEF. Chi continua a far credere loro che è tutto fatto fino alla fine del 2017 e in realtà rende un pessimo servizio a queste persone che si trovano in una situazione drammatica e che hanno bisogno di trovarsi di fronte a delle prospettive realistiche, non alle illusioni di chi racconta le favole. Io ritengo una grossa cattiveria che magari per obiettivi di tipo personale questi lavoratori vengano illusi sulle possibilità che ci sono. Noi abbiamo voluto seguire fino in fondo le speranze di questi, chiedendo come ultima spiaggia il parere alla Corte dei Conti. Se la Corte dei Conti dovesse dire che quelle normative emergenziali non sono state superate dalla normativa generale successiva, io credo che non ci sia nessuna difficoltà a prorogare i contratti. Se dovesse rispondere in maniera contraria o se non dovesse rispondere proprio, perché è diritto e facoltà della Corte dei Conti di non prendere in considerazione i quesiti, beh, allora il discorso sarebbe naturalmente diverso. Ma questa è l'obiettività, è inutile raccontare favole. La De Micheli ha detto le proroghe si possono fare, il vice sindaco dice no, non si possono fare, nel mezzo i lavoratori, con quali sentimenti? Allora, innanzitutto fortemente scoraggiati, perché è inverosimile che il vice sindaco faccia una conferenza stampa dove deve fare delle dichiarazioni pubbliche e la faccia a porte chiuse, tenendo fuori i lavoratori che sono qui riuniti in assemblea già da diversi giorni, occupando questa sala. E è sconcertante anche le dichiarazioni che ha fatto, perché è inverosimile che porti argomentazioni come email risalenti a luglio, quando c'è stato un interpello del 24 settembre del Ministero del Lavoro e della Funzione Pubblica, di cui non tiene minimamente conto. A questo punto è necessario che tutti gli esponenti politici e tecnici si incontrino per fare chiarezza sulle dichiarazioni che fanno, perché sono delle dichiarazioni contrastanti che non fanno altro che esasperare gli animi dei lavoratori e dei cittadini che si ritrovano senza servizi. Quindi chiediamo che si incontrino congiuntamente davanti a noi e che facciano chiarezza. Gli animi sono esasperati, non ci sono i soldi nelle famiglie per comprare il latte ai loro figli, la protesta sicuramente si inasprirà e verranno fatte delle manifestazioni molto più eclatanti di quelle che sono state fatte fino ad ora. È ora di finirla di questo gioco a ribaltino.